17, 18 e 19 maggio nella Francoforte, nella capitale finanziaria europea, si terrà un'importante manifestazione, in realtà una tre giorni, organizzata dai movimenti tedeschi e che in realtà chiamerà a raccolta tutti i movimenti di indignazione europea, a partire dagli spagnoli, ma in realtà estendendo l'invito immediatamente anche ai paesi del nord Europa e all'Italia stessa. I movimenti tedeschi hanno convocato questa manifestazione innanzitutto per invadere delle zone del nuovo cantiere della BCE e soprattutto per provare a organizzare un primo step di quella che potrebbe essere l'organizzazione di un movimento transnazionale che prova a porre sotto la BCE, cioè sotto quei palazzi che di fatto decidono delle politiche degli stati e quindi automaticamente delle ricadute di queste sulle nostre vite, per provare appunto a porre un primo momento di dissenso europeo e transnazionale. Dall'Italia ci sarà una forte delegazione che partirà dai centri sociali, dagli spazi universitari, che partirà per la Germania e che sarà presente nelle mobilitazioni contro la BCE. Sì, la composizione con cui andremo a Francoforte è una composizione che prova a tenere dentro quelli che per noi sono i tessuti più interessanti da un punto di vista sociale, che prova a tenere dentro per l'appunto sì i segmenti studenteschi, ma i segmenti delle precarietà metropolitane diffuse, i cittadini e le cittadine che lottano per i beni comuni, gli occupanti precari dello spettacolo, gli occupanti dei teatri che in questo momento sono in mobilitazione in tutta Italia, provando per l'appunto a rappresentare lì una delegazione che in qualche modo racconta il nostro paese e l'esperienza di riappropriazione di lotta che il nostro paese ha espresso negli ultimi